cresce il numero di contagi da Covid appena il sindaco Semproni sospende l'attività in presenza nelle scuole cittadine dall'infanzia alla prima media compresa da oggi 23 febbraio fino a venerdì 26 febbraio. Ma qual è la situazione in città? Lo abbiamo chiesto all'assessore alla pubblica istruzione Nunzio Campitelli. La scorsa settimana abbiamo iniziato anche uno screening alla luce dell'aumento dei contagi che si riscontravano in città e quindi abbiamo optato per rifare questo screening nelle scuole. Tutte le persone, gli studenti che abbiamo screenato, circa 350, sono risultati tutti negativi. Tuttavia, nella giornata di domenica e di ieri, lunedì, si sono verificate due positività di due docenti delle due scuole di Penne e questo ovviamente ha portato la ASL a fare un protocollo per altre 5 classi. Di fronte a questo aumento abbiamo ritenuto opportuno, anche in via cautelativa, porre, diciamo, questa sospensione. Si è registrato un aumento dei contagi tra i residenti o no? Sì, c'è stato anche tra i residenti un aumento anche importante in questi ultimi giorni e per questo, insomma, abbiamo compreso che come dire, il numero di contagi un po' sta rispecchiando ciò che sta avvenendo anche sulla costa e quindi c'è questo sostanziale aumento non solo tra la popolazione scolastica ma anche tra i cittadini della nostra città. Naturalmente voi raccomandate la massima attenzione. È una raccomandazione che fa quotidianamente anche il nostro sindaco, è importante in questa fase e le nuove varianti purtroppo sono la conseguenza del continuo contagio che c'è del virus. Lo screening sugli studenti, sugli alunni, personale docente e non docente scolastico riprenderà, se non sbaglio, il 26 molto probabilmente. Voi avete fatto anche uno screening tra la popolazione per quanto riguarda i vaccini, gli over 80. Dal 1 marzo inizieranno le categorie più fragili, insomma vi state dando da fare come comune, tra l'altro avete attivato anche il COC, il centro operativo comunale. Sì, esatto, abbiamo anche attivato il COC per tutte le necessità. Stiamo terminando, almeno per tutta questa settimana, gli over ottantenni e procederemo successivamente poi per le persone fragili che, pur avendo dato la disponibilità e quindi essersi iscritti sul sistema, non possono raggiungere il centro sportivo e pertanto verranno raggiunti presso la loro propria abitazione per fare questo vaccino.